Ciao, benvenuti nello spazio Mio Podcasting. Mio Podcasting è un contenuto audio a cadenza trimestrale. In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei miei blog. Faccio riferimento quindi al blog Mio Radar, al blog Mia Fantascienza, al blog Paleo Contatto. Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Mio Podcasting, episodio 55, stagione 5. Questa puntata parleremo rapidamente di un caso di ufologia classica, il Rockefeller UFO Briefing. Allora, durante l'amministrazione Reagan, il multimiliardario Rockefeller finanziò in modo autonomo una ricerca privata sul fenomeno UFO al fine di produrre un documento da far circolare tra i senatori americani, appunto, sulla questione tematica UFO. Rockefeller si avvalse del giornalista aeronautico ed appassionato di UFO D.B. Berliner. Lo studio privato terminò nel 1995 e fu divulgato al pubblico. Già nel 1996 il miliardario Rockefeller ebbe a chiedere un'apertura degli archivi americani sulla questione UFO, ma solo in parte fu concessa dall'ex presidente Clinton. È facile trovare il file Rockefeller UFO Briefing in PDF in free download in internet. Nel link che trovate nella descrizione di YouTube sarete catapultati alla mia bloggata, dove c'è appunto il link per scaricare gratis il documento. Allora, considerazioni rapide e corte e brevi sul Rockefeller UFO Briefing. È un manuale ufologico classico, i ricercatori non hanno strumenti di paleufologia razionale. Tuttavia, nel complesso il dossier non è male, perché inizia bene, ponendo la questione nel passato nei due esempi del Lupart della Madonna con Bambino in San Giovannino del tardo 1400 d.C. e sulla fenomenologia Foo Fighters, fenomenologia storica. È corretta anche la correlazione tra dischi volanti e Foo Fighters per coglierne l'evoluzione tecnologica. Il difetto principale del Rockefeller UFO Briefing è che ha una visione parziale della questione, a causa del preponderante approccio ufologico, cioè dall'oggi al passato. C'è anche l'incapacità di approfondire le ricerche oltre il 1400 d.C., non essendoci strumenti razionali per discernere tra leggende, miti e veraci paleocontatti. Sono presenti 20 casi o fenomeni di potenziali carattere, diciamo, ufologico. Di questi il 35% sono vere e proprie patacche ufologiche. Il 25% sono eventi senza un sufficiente livello di informazioni per poter esprimere una valutazione razionale. Il 40% sono casi ufologici genuini. Nel complesso il documento Rockefeller UFO Briefing esprime una tesi ragionevolmente vera, riferito al 40% appunto dei casi ufologici genuini del campione, avendo appunto dettagli verosimili e plausibilmente congruenti sulla questione UFO alieni in visita sporadica sulla Terra. Per questa brevissima puntata è tutto, se siete interessati potete andare a approfondire la tematica sulla mia bloggata, dove oltre a trovare il link per scaricare il Rockefeller UFO Briefing trovate una catasta di links e di casi ufologici genuini che ovviamente meritano di essere approfonditi e letti. Se non ci avete voglia di leggere, sono affari vostri. Ciao, un saluto.